Bella gente, ci siamo con il nuovo video serale. Oggi, cioè per me è serale, perché dopo tutto per voi non sarà serale. Quindi vabbè, lasciate stare quello che ho detto. Sì, oggi volevo raccontarvi il mio inizio sul canale, perché io lo sapete che ho 200 e passa video. Questi 200 e passa video penso che siano una merda nella maggior parte, perché diciamo che è dal 180esimo video, penso, che faccio video seri, editati in una maniera discreta, cercando di impegnarmi sia a livello di miniature e sia a livello grafico. Perché io un tempo avevo una diversissima idea su come portare bene un canale YouTube. Mi sposto un po' la facecam, va bene. Io pensavo che per registrare bastasse un PC che sia buono, che sia schifoso come codesto computer che usavo un tempo, un telefono, che io adesso ho cambiato telefono, però questo qua non usavo quello all'inizio, e basta. Un'idea per registrare. Io un tempo volevo registrare tutorial. Ho iniziato infatti con tutorial, in un certo senso. Il primo video serio e decente, se vogliamo essere proprio bravi con le parole. E il mio primo video, prima di tutto, però prima volevo dirvi che il mio primo video è di Minecraft, una survival registrata con telefono, dove riprendevo la televisione con la PS3. Ok, Minecraft PlayStation 3. Ci sta, registrato col telefono un po' meno, però vabbè, tanto io sono un bravo youtuber, carico video e sono famoso adesso, sì, giuro tanto, davvero, tantissimo, tantissimo. Registrare questo video quando non sapevo niente di Minecraft, quando non sapevo niente di una mazza e quando, diciamo, facevo schifo nel mio canale. All'inizio non aveva veramente senso. Poi ho fatto un tutorial dopo 3-4... anzi no, no, perché io caricai quei due video lì e a marzo, diciamo, per fare un mese, e a luglio, all'inizio di luglio, ho caricato il terzo video, che, diciamo, secondo video, che perché nel il vecchio PC dove caricavo video di mio babbo, perché io caricavo video col PC di mio babbo, e dopo un giorno dal mio primo video ha deciso di abbandonarmi, e quindi mio babbo è rimasto senza PC per 3 mesi. Diciamo che ho iniziato veramente al peggiore dei modi, e io ragionavo veramente in una maniera che mi fa schifo oggi. Ma questo è solo l'inizio. Io praticamente mettevo il video, che il video preso dal telefono, dentro al computer che vi ho fatto vedere prima, dove non lo editavo e lo caricavo nel canale. Poi a un certo periodo ho detto: e se iniziassi a registrare col computer? Allora ho scaricato un programma chiamato Screencast. Screencast è un programma di registrazione, a mio parere, oggi come la penso oggi, pessimo. Veramente un programma che a me non piace, però un tempo avevo quello, io pensavo esistesse solo quello, per farvi capire l'ignoranza. Poi un giorno scaricai Camtasia, programma che uso ancora oggi e di cui non me ne sono mai pentito, e quella è forse stata l'unica cosa buona che ho fatto ai tempi. E con questo Camtasia io non editavo, ma renderizzavo solo, perché sapevo che faceva diventare il video più bello. Quando invece non è vero, ma lo pesava solo. E se lo faceva bello invece non è vero, perché lo peggiorava un po', perché diciamo che è passato da un altro programma e quindi la qualità è peggiorata un pochino. Però vabbè, non è che si noti tanto questa cosa. Questa cosa si è ripetuta per un bel po' di mesi, fino all'anno scorso, dove ho deciso di editare un po' i video. E questo è stato l'anno scorso, intendo maggio, forse la fine di aprile, e diciamo che in questo periodo qui ho iniziato a editare. Editarli però era un editing scrauso, tipo immagini in JPEG con lo sfondo bianco dietro, e
altre robe semplici. E soprattutto, cosa che adesso non tollero quasi per niente, veramente mi dà molto fastidio, sono i momenti vuoti, dove per esempio non dico nessuna parola. Io adesso quei momenti lì li taglio, perché veramente penso che non mi piacciono. Infatti i miei video, se li guardi bene, c'hanno un casino di tagli, volendo. Poi dipende da video video, perché alcuni non ne hanno bisogno e altri sì. La cosa che mi scoccia a me è che se io mi impegno in un video, questo video di solito va sempre a cagare. Veramente avevo un cervello che non so con cosa ragionavo, con le susine, se va bene. Comunque ho iniziato a fare miniature, questo all'inizio nel mio canale. Se facevo miniature le facevo con Paint. Però mi ha fatto scoprire Lele Gaza, suo canale in descrizione, che esisteva questo programma per computer per fare miniature, e si chiama Paint. Paint lo trovate, se andate nella barra di ricerca Cortana, io c'ho, ecco lì ci trovate Paint, se scrivete Paint. Ecco, e Paint praticamente è un programma che fa schifo. Veramente io penso che Paint sia la peggior cosa per fare miniature, perché c'ha tutto brutto secondo me. Però un tempo mi dicevano, e se riesco a trovarvela vi metto una miniatura che ho fatto tanto tempo fa con Paint e che ho deciso di tenere per ricordo, perché doveva essere un video speciale, non è mai uscito per mancanza di tempo. Però comunque miniatura che pur di schifo non saprei cosa dirvi. Adesso invece penso di impegnarmi, penso che le miniature mi escano anche abbastanza bene. Poi comunque ho scoperto Photoshop, ma lo usavo in un modo triste, scrivendo cose, non scrivendo cose. Diciamo che non lo sapevo usare per niente, non che ora sia il migliore Photoshopper del mondo, però comunque a confronto un tempo penso che si può paragonare a tutt'altra cosa. Paragonare una miniatura di oggi con una di quelle di quando ho iniziato a usare Photoshop e con una di quelle che ho fatto con Paint, penso che ci sia molta differenza. E diciamo che io pensavo che bastasse questo per fare un video. Paint, avevo Paint, facevo le miniature, io mi sentivo un re. Come posso dire? Avevo quello. Per me fare un video significava avere un computer, avere un telefono, caricare il video e fare la miniatura con Paint. Adesso invece penso che sia registrare e cercare di far divertire il pubblico, intrattenerlo con quello che dico, editarlo in una maniera decente che ci sia fluida, almeno questo è quello che penso io. Poi ci sono quei canali che editano in una maniera esagerata, a mio parere, che può venire comunque un video bello. Ci sono video esageratamente editati, a mio parere, che comunque hanno un editing molto bello e che può migliorare sicuramente il video. E poi ci sono... E poi c'avevo la fissa che Paint o Photoshop facessero lo youtuber forte, quando invece adesso che penso di saper fare delle miniature decenti guadagno abbastanza iscritti. Siamo quasi 300 iscritti, vi ringrazio, perché da quest'estate a oggi ho fatto sui di 87 iscritti circa, ed è una cosa buona non avendo amici iscritti. Diciamo, penso che i miei amici iscritti al canale ci siano una decina, e una decina è veramente poco. Quindi di questo me ne vanto molto, perché io punto sempre sull'intrattenimento, perché so perfettamente che un mio amico non mi seguirà mai. Con la gente io ci parlo, ho contatti ovunque, di tutta Italia, anche estero, con ragazzi della mia età, più alti, ultra ventenni diciamo. Quindi comunque c'ho contatti. E io non ho mai chiesto a nessuno iscriviti al mio canale, ho soltanto detto in un discorso a caso, parla quando il mio canale c'entrava a parte, e l'ho detto tranquillamente. Loro mi hanno alcuni mi hanno chiesto il nome del canale e mi hanno detto ti mi iscrivo. Ecco, io questa è una cosa che non, che sono abbastanza contro, o che almeno a me dà fastidio, perché io non io mi iscrivo a un canale se mi piace. Chi sia il mio migliore amico, chi sia quello, chi sia l'altro, io mi iscrivo se mi piace, perché non ha senso iscriversi a un canale che poi non seguirò mai. Infatti io c'ho un sacco di iscritti, si sono iscritti e poi mi hanno abbandonato, che siano miei conoscenti o no, mi hanno abbandonato. Io mi iscrivo perché sto parlando con te in questo momento su TS e pace. Ecco, questa è una cosa che mi dà
abbastanza fastidio. E però io un tempo non la pensavo così. Io la pensavo tipo, dai, iscriviti, dai, se ti va iscriviti. Perché ecco, questa cosa mi dà fastidio. Ci sono persone che hanno la mia età che lo fanno e che ti devo dire, uno può fare come vuole, io ho detto la mia. Poi penso che adesso carico dei video di qualità perché possono divertire, possono far intrattenere una persona. Un tempo diciamo che io non riesco a guardare un mio video e voi mi direte perché non li cancelli? Non li cancello perché li voglio tenere per ricordo e pensate che adesso sarei a 300 video, 300 video se non avessi cancellato alcuni, per farvi capire lo schifo, perché ho fatto più di, ho fatto una de 200 video, dove praticamente, no, 200 è troppo, 250 video penso, dove diciamo erano fatti con i piedi, per farvi capire. Questo è quello come ragionavo ai miei inizi, vi ho fatto capire come ragionavo un po' oggi e come ragiono un po' oggi, e invece contro diciamo come ragionavo una volta, perché io penso di essere cambiato tantissimo di persona, come aspetto fisico diciamo, come voce e come pensieri per fortuna, perché ci sono un casino di robe che oggi odio che un tempo facevo e la cosa mi dà molto fastidio. Comunque ragazzi, il video è finito. Spero vi sia piaciuto. Vi volevo raccontare questa cosa. E scusate se magari non è editato al massimo. Scusate se in sti giorni non ho potuto dare video. Scusate, mi dispiace. Però non ho avuto veramente il tempo tra scuola e tutto. E così. Non mi infamate nei commenti anche su questo punto di vista perché penso che ognuno può fare quello che vuole quando vuole. Io penso che gli iscritti di YouTube che sono abituati a 6 mesi di stop tra un video e l'altro, diciamo che siano abbastanza abituati. Invece non segue YouTube può capire meno e capisco. Uno YouTuber ti piace, voglio vedere più suoi video. Perso una persona non può, non andatelo a infamare. Io la penso così anche su questo punto di vista. E fortunatamente questa è una delle poche cose che penso oggi nel presente che un anno fa o 2 anni fa non pensavo. Prossimo video, non so cosa, comunque bella.